La possibilità di evitare la terza fase dipende anche dalla capacità di vaccinare in fretta. I primi vaccini arriveranno in Piemonte il 21 di gennaio, serviranno per vaccinare circa 200.000 piemontesi. Vaccineremo il personale sanitario della regione, i nostri medici, i nostri infermieri, e poi vaccineremo i nostri anziani all'interno di tutte le RSA, le RA, cioè le residenze per anziani del nostro Piemonte. Noi siamo pronti, abbiamo risposto con celerità, con impegno e con concretezza, abbiamo individuato tutte le aree ospedaliere in cui verranno stoccati i vaccini e siamo già pronti anche per la fase 2. Fase 2 che ci vedrà invece ampliare la platea dei soggetti a tutte quelle persone che hanno più di 60 anni, andando in analogia con quanto avviene per l'influenza, e soprattutto le persone fragili, cioè quelle che hanno patologie. Per questo non serviranno più gli ospedali e le RSA come in questa prima fase, ma serviranno degli spazi individuati appositamente per questo. Ed ecco che il Valentino, che comunque rimane per noi un polmone da 500 posti che terremo immobile, pronto per un'eventuale fase 3, si potrà riconvertire in un paio di giorni a centro prelievi. Sono stati fatti già i sopralluoghi tecnici da parte della struttura commissariale, si è in grado di immaginare vaccini per 7-8 mila persone al giorno in due turni all'interno di questa struttura nel cuore di Torino. C'è un'idea di quando potranno cominciare a vaccinarsi, diciamo, i cittadini comuni, se c'è questa? Il dato del governo è che il 21 gennaio noi partiamo con la prima fase, abbiamo 50 giorni per realizzarla, perché il vaccino prevede due inoculazioni e quindi una prima e dopo 19-23 giorni la seconda, e quindi ci vogliono 2 mesi per fare i primi 200.000 piemontesi e poi si potrà partire con la seconda fase, allargandola naturalmente a tutti. Si tratta di un vaccino volontario, però evidentemente c'è una forte raccomandazione, perché è importante come strumento proprio per evitare di ricadere in una fase 3 che noi abbiamo il dovere di impedire ad ogni costo. Marzo è l'ipotesi per i cittadini, diciamo, non over 60 anni fragili? Questa è nella previsione del governo, immaginando anche qua il lavoro che noi stiamo facendo. Noi abbiamo già previsto spostamenti, luoghi, attraverso anche la catena del freddo abbiamo messo a disposizione la capacità industriale piemontese per il trasferimento di un vaccino che deve essere conservato a bassa temperatura. Quindi è tutto pronto e soprattutto non possiamo perdere neanche un minuto. La scorsa settimana abbiamo presentato il piano di medicina territoriale, oggi presentiamo il piano vaccini, oggi attuiamo il potenziamento e la rivisitazione del piano pandemico pronti a un'eventuale fase 3, perché davvero abbiamo il dovere di non fermarci neanche un momento. Il virus ci concede un attimo di tregua nell'emergenza, usiamolo per programmare al meglio e soprattutto per riformare la sanità del Piemonte.